sull'azione, agiamo insieme qualcosa del genere, dico bene? E a lui la parola, preparatevi le domande per dopo. Grazie mille per l'invito, grazie mille, ho dovuto chiedere. Un po' distante, se no. Ok, mi metto qua. Sì. Più distante. Ancora più distante? Mamma mia. No, no. Va bene? Mi fermo qui, mi muovo, prometto. Allora, vi ringrazio molto. Questo rumore non sono io. No, no, è la radio, non c'è problema. Ok. C'è il sottofondo sonoro, non c'è problema. C'è la colonna sonora. Nessun problema. Allora, vi ringrazio molto per l'invito. Io insegno filosofia della scienza, ma probabilmente rispetto all'immagine un po' tradizionale di chi fa filosofia ho un profilo lievemente diverso. Io faccio naturalmente, non solo insegno ma anche scrivo di filosofia, ma prevalentemente la mia attività, soprattutto negli ultimi 20 anni, è stata a metà tra la ricerca filosofica e la ricerca sperimentale vera e propria nell'ambito delle neuroscienze. Non semplicemente scrivendo di neuroscienze, ma anche lavorando a stretto contatto con i ricercatori e partecipando alla stessa attività sperimentale. A tutt'oggi diciamo così, il mio gruppo di ricerca prevede sia persone che lavorano da un ambito teorico, ma prevede molte persone che lavorano nell'ambito sperimentale. Lo dico perché so che questo modo di procedere è molto minoritario nella comunità filosofica, ha una grandissima tradizione naturalmente, ma nell'ambito delle neuroscienze è ancora più minoritario. Io mi trovo in una situazione particolarmente fortunata, se volete. Sono forse l'unico filosofo, uno dei due o tre in Italia e 7-8 in Europa che fanno questa cosa qua, ma il grande vantaggio è che la comunità neuroscientifica italiana è una delle migliori al mondo. E quindi, mentre se voglio lavorare sul versante filosofico e avere una eco a livello internazionale, devo andare a Londra. Se voglio lavorare a livello neuroscientifico e avere una eco internazionale, mi basta andare al Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Milano, andare a Parma, andare. Insomma, mediamente la comunità neuroscientifica, già la comunità, come voi sapete, psicologica e neuropsicologica italiana è stata una delle migliori al mondo ed è una delle migliori al mondo oggi. La comunità neuroscientifica lo è a tutti gli effetti, non solo per qualità della ricerca, ma anche per l'impatto che questo ha avuto. Certamente, come voi potete immaginare, le scienze, in particolar modo le neuroscienze sono un terreno di ricerca, le neuroscienze cognitive soprattutto sono un terreno di ricerca piuttosto giovane, il cui sviluppo dipende o dipenderà soprattutto negli anni a venire dalla quantità di risorse investite e quindi a un certo punto, come dire, la creatività e la capacità è comunque legata anche alla disponibilità economica e agli investimenti. Ciò nonostante, a tutt'oggi, se voi andate a vedere nei ranking internazionali, vedete che ai primi posti trovate ricercatori italiani che non solo lavorano negli Stati Uniti, in Inghilterra, via dicendo, ma che lavorano anche nelle nostre università. Questo per dirvi che io mi trovo in una posizione molto favorevole, perché ho l'opportunità di collaborare con gente fantastica. Una delle persone, il tema di oggi è molto semplice, cercherò di usare il linguaggio più semplice possibile, interrompetemi per qualunque cosa non sia chiara dal punto di vista tecnico, naturalmente non userò una descrizione tecnica particolarmente dettagliata, ma se qualcuno vuole dettagli, fermatemi in qualunque momento, di solito riesco a tenere il filo del discorso. Però per domande invece più teoriche, più generali, poi c'è la chiacchierata finale. Allora, il tema è molto semplice ed è quello dell'agire insieme. Noi facciamo esperienza quotidianamente dell'agire insieme. Però per i filosofi agire insieme è un'espressione ambigua perché può voler dire almeno due cose che non sono identiche.
tutti gli esempi che farò sono degli esempi della vita quotidiana, così credo che sia molto più semplice intendersi. Vi faccio un esempio molto semplice. Quando la mattina andate a lavorare o fate quello che dovete fare, quello che volete fare, uscite, magari vi tocca di dover prendere l'autobus o la metropolitana. Naturalmente voi prendete l'autobus e la metropolitana insieme a molte altre persone, è rarissimo che siete gli unici a salire. E nel far questo, naturalmente, non potete non comportarvi, non muovervi, non agire senza tener conto della presenza degli altri, delle altre persone che salgono sull'autobus o sulla metropolitana insieme a voi. Cosa vuol dire? Vuol dire che la traiettoria del vostro movimento tiene conto dell'altro, vuol dire che non vi precipiterete a salire tutti insieme perché questo non è efficiente, avete tutto un insieme di banalissimi problemi di coordinazione che sono quelli che permettono fondamentalmente di muoversi quotidianamente. È chiaro che in tutti questi casi abbiamo a che fare, grazie, scusate, ma mio figlio mi ha, mentre mi facevo la barba, e l'ho fatto un errore clamoroso, cioè me lo sono tenuto in braccio, a 6 mesi, me lo sono tenuto in braccio, mi ha colpito in una fase di disperato afferramento, e ha afferrato il rasoio nel momento in cui io stavo tagliando mia barba, cosa che capita. Dicevo, tutti questi problemi di coordinamento, gli stessi che avrete dovuto passare per attraversare questo pezzettino del Naviglio, no? Dove ci sono 18.000 bancarelle, gente che va in bicicletta, gente che cammina, gente che si ferma, gente... e voi avevate un obiettivo, dovevate raggiungere un certo punto. Nel fare quel movimento avete agito insieme agli altri, nella misura in cui le vostre azioni ricorrevano nello stesso spazio e nello stesso tempo delle azioni altrui e dovevano tener conto delle azioni altrui. Banalmente la stessa cosa che avete fatto sedendovi, passando davanti a qualcuno, via dicendo. Però c'è un modo un po' più profondo di intendere l'agire insieme, ed è quando l'azione non è sempre semplicemente fatta vicino ad altri che agiscono, nello stesso spazio, nello stesso tempo, ma è fatta insieme, nel senso che c'è uno scopo collettivo a cui l'azione è diretta. Lo scopo collettivo, detto molto banalmente, è l'idea. Uno scopo è collettivo quando tutte le azioni sono dirette alla realizzazione di quello scopo e non è necessariamente lo stesso dello scopo individuale. Faccio un esempio molto semplice. Se io e Pietro dobbiamo dipingere una parete, le nostre azioni individuali possono avere degli scopi specifici, per esempio prendere il pennello, intingerlo e via dicendo, ma lo scopo a cui tutte le nostre azioni sono dirette è il dipingere la parete. Naturalmente è possibile che io possa avere lo scopo di dipingere la parete e lui lo scopo di dipingere la parete, quindi, ma lo scopo di dipingerla insieme vuol dire che io non devo tener conto solo dell'azione che sto facendo io, ma lo sto facendo insieme a lui. E questo è diverso. Ritorniamo all'esempio del salire in metropolitana. Potete salire in metropolitana con tutte le persone che salgono in metropolitana, ma potete salire in metropolitana con il vostro compagno, la vostra compagna, il vostro figlio, il vostro nipote e via dicendo. In questo caso è molto diverso, perché se solo uno dei due sale sulla metropolitana, lo scopo non è stato realizzato. E infatti uno cerca di riorganizzarsi in maniera tale di... Il coordinamento, la coordinazione delle azioni, quando l'azione è diretta a uno scopo collettivo, è diversa. Se qualcuno non sale sulla metropolitana con me, ma io non avevo lo scopo di salire con lui, mi dispiace, la metropolitana è piena, prenderà quello dopo. Se invece è mio figlio, mio nipote, chi che sia, e io sto facendo un'azione insieme, no, io non salgo finché non sale lui, io salgo insieme a lui, e se lui non sale è un problema, perché, come dire, non abbiamo realizzato nulla. Questa distinzione abbastanza intuitiva fa però una differenza enorme nell'organizzazione dei primi livelli della costruzione della realtà sociale, perché nel primo caso abbiamo bisogno di una serie di meccanismi e processi che ci permettano di riconoscere i comportamenti altrui, predire i comportamenti altrui per tenerne conto nell'esecuzione di un comportamento comunque individuale. Nell'altro caso ci serve qualcosa di più, ci serve qualcosa che ci permetta di accomunare i nostri comportamenti nella realizzazione di uno scopo collettivo. Guardate bene che questi due esempi che sono volutamente semplici sollevano un problema non banale, perché naturalmente io posso aiutare qualcuno nel caso, per esempio, dell'agire insieme, diciamo, debole, o delle azioni parallele, prendere tutti insieme l'autobus, ma non avendo lo scopo, perché immaginate che una persona la vede in difficoltà, la aiuta a salire. Succede, non è un problema, ma qual è il problema? Qui in questo caso io
la persona dicono cooperiamo, no, no, questo è semplicemente altruismo. Cooperazione e altruismo non sono due concetti identici. Nell'altro caso invece è diverso quando io ho un obiettivo comune insieme a un altro e coopero, cioè mi dispongo a rischiare o anche ad assumermi un onere maggiore nell'esecuzione dell'azione perché si realizzi lo scopo collettivo. Ma naturalmente gli scopi collettivi possono essere molto semplici come camminare insieme, molto più complessi come organizzare un'impresa, ottenere voi sentite spesso le persone che parlano di ragionare come un team, ragionare come una squadra. L'idea fondamentalmente è questa. Naturalmente io mi occupo di processi molto elementari, però attenzione, guardate bene che la differenza tra agire insieme nel primo senso e agire insieme nel secondo senso non è banale se voi la vedete dal punto di vista evolutivo. C'è una grandissima letteratura, una grande discussione se primati non umani siano capaci di agire insieme nel secondo senso, cioè non semplicemente tenere conto del comportamento dell'altro, ma avere scopi comuni, cooperare e via dicendo. E ci sono moltissimi ricercatori che dicono: no, guardate che la cooperazione rispetto a uno scopo comune è una caratteristica della specie umana. Altre forme, primati non umani, anche quelli diciamo più prossimi a noi, cosa vuol dire più prossimi? Vuol dire che quelli con l'antenato comune più vicino, non sono prossimi nel senso che sono nostri cugini, ma nell'antenato più vicino, anche queste specie hanno una capacità di agire con, nel senso di tener conto, predire il comportamento degli altri, ma non di arrivare a forme di rappresentazione collettiva degli scopi e cooperazione. E badate bene, questo non è un problema così banale perché la domanda che nell'ambito scientifico ma anche filosofico segue subito è perché, sulla base di che, quali sono le competenze che sono richieste per avere queste capacità. Sia i filosofi ma anche gli psicologi sperimentali e per lunga parte anche molti neuroscienziati cognitivi hanno sempre dato una risposta a questo. E la risposta a questo è fondamentalmente, suona più o meno così. La nostra capacità di predire il comportamento degli altri e anche di coordinarci in scopi collettivi dipende fondamentalmente dalla nostra capacità di leggere nella mente altrui, cioè di rappresentarci le credenze, i desideri e le intenzioni degli altri e di condividere intenzioni, desideri e credenze. Cioè da un lato io leggo nella mente dell'altro quando capisco che intenzioni ha. No? Diciamo anche nel nostro linguaggio comune, ah sì, ho capito per quali ragioni ha agito così, ho capito che intenzioni aveva. E dall'altro lato non basta capire che intenzioni uno ha, ma per avere uno scopo collettivo bisogna condividerle, bisogna avere lo stesso tipo di intenzione, bisogna avere la consapevolezza che l'altro soggetto ha quell'intenzione e via dicendo. Quindi da questo punto di vista, vedete, entrambi i comportamenti sono altamente cognitivi dal punto di vista delle risorse che vengono utilizzate. E da questo punto di vista è anche difficile pensare, per esempio, se primati non umani abbiano o non abbiano, quella che è stato un grande dibattito nella letteratura degli ultimi 30-40 anni, una teoria della mente, cioè una capacità di leggere nella mente degli altri individui. Una delle cose più interessanti è emersa è che fondamentalmente non è detto che noi abbiamo bisogno necessariamente di tutto questo armamentario cognitivo per capire che cosa uno sta facendo, per coordinarci con quello che un altro sta facendo. Dividerò la mia presentazione in due parti. La prima parte sarà nel senso debole dell'agire insieme, capisco cosa fai e sono in grado di organizzare il mio comportamento. La seconda parte è il passaggio successivo a agisco insieme con te, cioè ho scopi collettivi con te. La scommessa della mia presentazione è cercare di fornire argomenti non ultimativi naturalmente, ma che danno buone ragioni per credere, che non necessariamente, ma talvolta noi siamo in grado di anticipare, comprendere gli altri e di agire con gli altri non solo sulla base delle nostre facoltà cognitive superiori, quali appunto la capacità di intendere, no? Di intendere e voler, no? Di la capacità di intendere o di rappresentare le intenzioni degli altri, ma sulla base di meccanismi più semplici che ci permettono di rappresentare il comportamento altrui in termini di azioni, scopi, motori. Cioè, cercherò di mostrarvi come
prima ancora che a livello cognitivo superiore, già a livello della nostra motricità, noi siamo in grado di catturare gli scopi delle azioni altrui e siamo in grado di condividere questi scopi con gli altri. Lasciatemi due o tre slide per esempio. Quel signore lì in alto si chiama Giacomo Rizzolatti, è una figura non banale del panorama neuroscientifico italiano, è stato nella shortlist del premio Nobel per medicina 3 o 4 volte, ha un ranking di pubblicazioni spaventoso e alla tenera età di 77 anni è il primo in laboratorio ad arrivare la mattina e l'ultimo ad uscire. Un bel po' di anni fa, diciamo all'inizio degli anni 90, lui e il suo gruppo hanno fatto una serie di registrazioni. Già da tempo stavano facendo registrazioni, vedete in quelle aree colorate sono le aree, quel piccolo, quel disegno, insomma, è una rappresentazione grafica della visione laterale del cervello del macaco, e quelle aree colorate sono le aree del cosiddetto sistema motorio. In un'area che si chiama qui, adesso è un po' piccolino, ma F5, sono stati registrati, si sapeva che c'erano neuroni che rispondevano alla produzione dell'azione, ma che rispondevano alla produzione dell'azione non semplicemente, adesso vi farò vedere un esempio, correlando con specifici muscoli o aspetti cinematici della produzione dell'azione, ma erano sufficientemente generali nella rappresentazione da catturare degli scopi. Vi farò vedere. La cosa interessante però è che all'inizio degli anni 90 si scopre che questi stessi neuroni rispondono non solo quando l'animale produce l'azione, ma quando l'animale osserva. È un comportamento molto strano perché sono neuroni motori, cioè neuroni. Cosa vuol dire neuroni motori? Ve lo dico molto semplicemente. Quel pezzettino di cervello lì è a due sinapsi, cioè due step, prima del motoneurone, cioè della produzione. Quindi vuol dire scarica quel neurone, ne scarica un altro, midollo spinale, scarica il motoneurone e voi state producendo il movimento delle dita. Quindi fa parte della macchina della produzione motoria e naturalmente per lungo tempo si è pensato semplicemente che questa fosse legata, dato che il profilo di scarica è un po' prima o durante tutta la produzione, alla pianificazione motoria, ma sono neuroni motori, cioè servono per far muovere. Non sono più prefrontali e via dicendo, dove puoi dire qui c'è un aspetto più cognitivo, sono frontali, cioè è la parte del movimento. Loro registrano questi neuroni e cosa scoprono? Scoprono che una percentuale non banale di questi neuroni si attiva anche quando l'animale vede, ma è fermo. L'animale non sta facendo niente, sta soltanto osservando. L'animale non è vicino allo sperimentatore, l'animale non è vicino all'oggetto su cui lo sperimentatore sta agendo, l'animale è fermo. Ed è strano perché pensate che un neurone non è un agente epistemico che una volta si accende e dice faccio questo, un neurone è un neurone, tutte le volte che si attiva dice la stessa cosa, codifica la stessa informazione, solo che la cosa interessante è che in un caso produce il movimento, nell'altro caso non produce il movimento, o meglio, in un caso si attiva quando c'è produzione del movimento perché da solo un neurone non produce niente, nell'altro caso invece si attiva senza la produzione del movimento quando il movimento viene osservato. Si sono fatti molti, molti studi. All'inizio voi potete immaginare la sorpresa, no? E all'inizio la tentazione era c'è un errore, cioè è possibile che ci sono condizioni per cui l'animale in qualche modo si muova e noi non ce ne rendiamo conto. Gli studi sono incominciati nel 92, il primo lavoro è stato pubblicato nel 92, in realtà le prime registrazioni sono della fine degli anni 80, perché prima di validare un dato era completamente inatteso, cioè l'idea classica era che io quando vedo uso un sistema visivo, poi uso la cognizione, perché devo usare il mio sistema motorio, cioè le parti del cervello che mi servono per muovermi, quando io non mi devo muovere. Vi faccio la storia molto breve perché non possiamo fare tutta la storia, trovate quasi tutto nel libro che abbiamo scritto io e Rizzolatti, So quel che fai, una decina di anni fa. E ne stiamo scrivendo un altro, ma questo sarà più teorico. E lì raccontiamo tutta la storia e tutti i vari esperimenti, soprattutto quelli fondazionali all'inizio. La cosa molto interessante è che pian piano negli anni si è scoperto, innanzitutto questo dato è stato confermato tantissime volte. Oggi se voi andate dentro i siti classici e scrivete neuroni specchio o mirror neuron,
così sono stati chiamati questi neuroni, perché rispondevano in due modi. Trovate, al di là delle ricorrenze in internet, che sono milioni, di lavori scientifici ce ne sono centinaia di migliaia. La cosa interessante è che ci sono alcune caratteristiche. Innanzitutto si è scoperto che questi neuroni sono molto più diffusi e non sono soltanto in quella porzione che avete visto, che questi neuroni sono collegati in un network per cui mentre loro scaricano ci sono dei neuroni successivi, come dire, la sinapsi successiva, ci sono dei neuroni che inibiscono quella scarica. Cioè c'è un meccanismo, c'è una parte del cervello che si attiva e una parte del cervello che si deattiva per fermare. Perché? Perché sennò tu produrresti l'azione mentre la stai osservando. Ora, badate bene, in realtà, se voi ci pensate, in condizioni di particolare stress emotivo, noi, se osserviamo un'azione, tendiamo a replicarla. Vi faccio un esempio molto molto semplice, tanto avete tutti un'età per cui questo episodio ve lo ricorderete. Naturalmente le cose più semplici sono le attività sportive, le attività dove, oppure le attività dove si rivela una notevole capacità motoria, anche le attività come suonare il piano o ballare o via dicendo, sono tutti esercizi che richiedono. Però quando l'Italia vinse o stava vincendo il campionato del mondo nel 2006 e un giocatore che peraltro fino a quel momento non era stato particolarmente famoso per niente, credo si chiamasse Grossum, è andato sul dischetto per tirare il calcio di rigore, credo che l'80% del genere maschile e una buona percentuale del genere femminile che guardava la partita ha insieme al giocatore caricato la gamba. Ci sono persone che quando vedono la partita non riescono a trattenere di muoversi, sono talmente coinvolti. Lasciate perdere i comportamenti belluini allo stadio, non c'entra niente con i mirror, ma l'idea che quando uno vede un'azione fisica tende a replicarlo, come succede molto spesso, soprattutto dicevo in condizioni, perché? Perché in queste condizioni tutti i processi di inibizione vanno in difficoltà e allora voi producete, no, quell'azione osservata. Ma normalmente noi, benché tendiamo ad imitare molto di più di quello che voi pensate gli altri, per esempio è un fenomeno classico che le persone tendono ad assumere la postura, certe posizioni del corpo, a muoversi in un certo modo, a seconda dei contesti in cui sono, a seconda delle altre persone con cui sono, no? Entrati in una festa, immaginate di essere in una inaugurazione, un party dove non conoscete nessuno, vi ha portato un amico, un'amica. La prima cosa che fate è comunque avere un atteggiamento come tendete a sorridere, tendete comunque ad avere una, cioè non è che vi mettete in un angolo così, perché questo è il modo peggiore per conoscere qualcuno. Quindi anche di fronte a persone che non avete mai visto, se queste persone accennano un vago sorriso, voi rispondete con un sorriso, ma non ha nessun senso. Non è questione di educazione o altro, ma sono meccanismi affiliativi che voi vedete identici, mutatis mutandis ovviamente, negli scimpanzé, nei macachi e in altri primati, che i quali non vanno ai party, non vanno alle inaugurazioni, non hanno la settimana della moda, ma hanno comunque le loro mode di interazione e affiliazioni che richiedono esattamente gli stessi comportamenti. Ora, un conto è imitarsi anche a un livello molto elementare, un conto è avere la capacità di catturare o di elaborare l'informazione rispetto all'azione dell'altro usando le tue risorse motorie. Allora, la domanda che ci si è fatti subito e che per tanti anni ci si è continuato a fare è, tenendo presente che poi moltissimi studi hanno dimostrato, questo è semplicemente uno schema che dimostra tutte le attivazioni nel cervello umano del meccanismo mirror nella prima fase, poi adesso sono molto maggiori. La domanda che ci si è posti è, so what, perché? Cioè, naturalmente uno può dire, è una coincidenza, è un epifenomeno, semplicemente è qualcosa che accade, però il problema è che si è visto che sistematicamente, ogni volta che l'animale osservava certo tipo di azioni, aveva un'attivazione di neuroni che rispondevano quando produceva quelle azioni, perché non è un semplice attivazione generica, no? Di un arousal, uno stato emotivo di coinvolgimento, allora l'animale è pronto ad agire perché sa che se lo sperimentatore prende del cibo magari glielo dà. Non è questo. Aveva proprio lo stesso tipo di attivazioni che aveva quando era l'animale ad agire. Quindi non si preparava semplicemente all'azione, stava rappresentando dentro il suo sistema motorio l'azione dell'altro.
La domanda che ci si è fatti sin dall'inizio e che ha continuato a essere uno degli aspetti più interessanti, credo, del dibattito è: qual è il tipo di funzione di questo meccanismo? Allora, uno degli aspetti interessanti è che questo meccanismo, adesso vi farò vedere due cose molto rapide, questo meccanismo non ha un ruolo banale nella produzione, nella rappresentazione dell'azione quando si è prodotta. Cioè, questi neuroni di solito, lo dicevo prima, si attivano in maniera selettiva, non tanto rispetto a certi profili cinematici dell'azione, ma rispetto all'esito a cui l'azione è diretta. E la domanda è stata: benissimo, ma se questo succede quando produco, gli stessi neuroni si attivano quando osservo, l'informazione che mi viene veicolata al neurone è sempre la stessa. E qual è l'informazione? Lo scopo dell'azione, solo che questa volta è lo scopo dell'azione che sto osservando, non lo scopo dell'azione che sto compiendo. Cioè, l'idea è: questo è un meccanismo molto elementare che utilizza le mie risorse motorie per rappresentare l'esito dell'azione o delle azioni che sto osservando. Qual è il principio sottostante? Il principio sottostante è che intanto io sono capace di rappresentare a livello motorio tante azioni, intanto sono capace di catturarle quando le osservo. Vedete, noi a livello motorio abbiamo un patrimonio di azioni comune, che ci è comune fin proprio dall'inizio: afferrare, lanciare, scalciare, tirare, via dicendo. Sono azioni che facciamo tutti, quasi tutti, ma come dire, che sono in parte, potremmo dire, cablate nel nostro cervello. Cablate non vuol dire che noi nasciamo capaci di afferrare sin dalla nascita. Noi nasciamo con tutte le strutture che ci permetteranno nei primi mesi, quando maturano alcune connessioni corticali, di afferrare. Invariabilmente i bambini tra il quarto e quinto mese e il sesto mese partono ad afferrare, come potete vedere, tutto quello che trovano, compreso il rasoio del loro papà, quando il loro papà incautamente li tiene in braccio mentre si fa la balla, che dovrebbe sapere che loro afferrano. Ma questo succede a tutte le culture, a tutti i livelli e via dicendo. Poi è chiaro, i gesti assumono tutta una valenza culturale, non sto negando questo, ma questo è un patrimonio. Ma poi noi ci differenziamo moltissimo. Immagino che in questa audience ci sono persone che sanno scrivere benissimo a mano e magari meno su una tastiera, e viceversa, persone che sanno suonare il piano, persone che sanno suonare un violino, persone che hanno competenze motorie di un certo tipo e persone che hanno competenze motorie di un altro. Magari qualcuno ha fatto in passato, non so, è stato un ballerino piuttosto che è stato quello che volete voi. Quindi noi ci diversifichiamo. Tenete presente che in un animale o come un primate, come un macaco, il set di azioni elementari è piuttosto ristretto, e il macaco non è che poi si mette a suonare il violino o via dicendo. Per quanto gli si possa insegnare l'uso di certi strumenti, il set di azioni, per esempio manuali, rimane abbastanza stabile. Ha bisogno di farlo in maniera efficiente, ma pensateci bene, anche voi avete bisogno di farlo in maniera efficiente. Se io vi chiedessi quante volte afferrate in una giornata, non lo sapete? Migliaia. Quante volte raggiungete oggetti, quante volte evitate oggetti, quante volte semplicemente con le mani manipolate oggetti? Una grandissima parte del tempo. Un mio collega americano, non direi simpatico ma molto bravo, provocatoriamente, quando dava le conferenze, ma a livello scientifico, non a livello di soltanto a livello di largo pubblico, diceva: secondo voi quanta quantità di energia utilizza il vostro cervello per pensare o per svolgere tutte le funzioni cognitive che voi ritenete fondamentali per la specie umana? Il 3%. Tutto il resto è movimento. Cioè, tutto il resto il cervello deve organizzare, movimento nel senso più largo possibile, l'organizzazione del corpo, lo stato del corpo, l'integrazione dell'informazione per muoversi. Quindi il nostro cervello dedica il 3% per fare quelle cose che noi riteniamo che ci caratterizzano come specie e che ci danno grande piacere: la lettura, il pensiero, la risoluzione delle equazioni, lo sviluppo di una grande idea filosofica. 3%. Tutto il resto, 97%, la macchina fa qualcos'altro. La macchina, l'organo biologico, perché secondo me è molto più interessante pensarlo così, fa tutt'altro e organizza fondamentalmente il movimento. Tant'è vero che voi potete sbagliarvi nel risolvere un'equazione, avete un senso di frustrazione, dipende anche dal grado di complessità dell'equazione, ma se voi vi sbagliaste con la stessa sistematicità con cui potete fare errori in matematica nell'afferrare, nel camminare, nel muovervi, nel sedere, nello spostarvi e via dicendo, la vostra vita sarebbe un inferno.
mentre la delusione per l'incapacità di risolvere un problema può creare una frustrazione anche terribile, ma l'incapacità di realizzare quella molteplicità di azioni che sono la parte naturale della nostra, che fanno il tessuto naturale della nostra esperienza dello stare al mondo, diventa drammatica. Tanto è vero che chiunque di voi ha una piccola inabilità motoria, subito realizza quanto complessa diventa la vita nell'organizzare lo spazio circostante, immediatamente. Allora, una delle cose, perché vi dico questo? Beh, perché non è così banale allora che una parte del nostro cervello che è altamente efficiente nella programmazione dell'azione, che è robusta, solida, venga poi riutilizzata quando osservo l'azione dell'altro. Perché noi siamo costantemente immersi in un ambiente in cui ci sono altri agenti. E una delle sfide non banali, proprio nel senso del salire sull'autobus senza pestarsi i piedi, è esattamente quella di essere in grado di catturare cosa sta facendo un altro e di essere in grado di organizzare il comportamento in maniera conseguente. Vi faccio un esempio molto semplice sull'idea dello scopo, vi faccio vedere, questo è un lavoro all'inizio degli anni 80. Voi direte, ma perché è così interessante questa diapositiva? Beh, perché, sopra è il tipo di azione che l'animale sta facendo, quei puntini che voi vedete in orizzontale sono i profili di scarica del neurone, che vengono poi plottati, cioè si fa poi la statistica e vedete, nella parte sotto vedete dove il neurone scarica. Ora uno dice, vabbè, ma che cos'è interessante? Qui l'animale prende con la bocca, prende con la mano sinistra, prende con la mano destra, ci saranno dei neuroni che rispondono quando l'animale fa questa azione, viva Dio. Sì, ma il problema è che questo è lo stesso neurone. Cioè, uno dei primi dati che ha subito interessato molto è che a livello, proprio vi dicevo, due step prima della produzione, nel nostro cervello un'azione come afferrare può essere rappresentata indipendentemente dalla parte del corpo con cui viene realizzata. Ora, immaginate di essere un pilota automatico dentro nel vostro cervello e di essere al posto di quel neurone. Quello che voi dite cos'è? Cioè, che informazione passate al neurone successivo? Prendere. Perché non è prendere, non è muovi la bocca, non è contrai quel determinato muscolo, perché i muscoli sono molto diversi. Addirittura la parte del corpo è molto diversa, afferrare con la destra, afferrare con la sinistra, afferrare con la bocca è diverso. Che cosa è comune? Afferrare. Uno potrebbe dire, no, filosofi, mamma mia, subito saltano le conclusioni e non hanno la pazienza. Quello che è comune è chiudere, non afferrare, cioè è in realtà la sinergia di apri e chiudi. Allora uno dice, ma com'è che posso ovviare a questa obiezione che è più che plausibile? C'è un modo per farlo. Ed è quello di immaginare un'azione che possa essere compiuta nell'esito, cioè prendere, con un movimento che una volta richiede la chiusura delle mani e una volta può richiedere l'apertura della mano. Ma com'è che si può prendere aprendo la mano? Qualcuno di voi è un esperto, siamo nel posto giusto, non so se è il posto giusto, ma qualcuno di voi è un esperto di escargot, di lumache, come si mangiano le lumache? Si prendono delle pinze che per chiudere con la pinza si apre la mano, no? Cioè c'è un movimento non solidale tra la pinza e la mano. Non solo sulle lumache, ma è famosa la pinza delle lumache. Ci sono pinze che tu chiudi con le dita e si chiudono le dita della pinza, e ci sono pinze che per chiudere devi allargare. Se tieni chiuso la pinza sta aperta, e se no fai il movimento opposto. Questo è interessante perché in questo caso io aprendo la mano. E allora la sfida è, ma cosa succede a livello motorio? È possibile che il neurone davvero mi dica prendere anche se io devo aprire o chiudere la mano? È possibile. Vi faccio vedere l'unico video per cui abbiamo fatto tutto stambaradan, non è l'unico, ma vi faccio vedere, ora vi chiedo di prestare attenzione a una cosa, l'animale prima prenderà con la sua mano e poi prenderà con una pinza inversa, per addestrarlo a prendere con la pinza inversa ci sono voluti mesi, anche perché il ragazzo che l'ha addestrato era uno molto sensibile agli animali, e era arrivato ad un addestramento particolare col macaco, per cui andava insieme col macaco a fare l'esperimento mano nella mano. Di solito non è esattamente così, mano nella mano, il macaco si sedeva, aspettava di che mettessero gli elettrodi, si metteva lì e faceva il suo bel esperimento. Ora ci ha messo un anno e mezzo, che per un dottorando che deve fare più di un esperimento nella sua carriera, e lui è riuscito a farne uno solo, però come dire, ha avuto la soddisfazione e dal punto di vista etico e dal punto di vista sperimentale.
Guardate bene cosa fa l'animale, sentirete un rumore, io, se piace, fermi per un attimo, il rumore che sentite è il neurone che scarica, perché attraverso l'elettrodo, cioè poi viene, entra in un amplificatore, sentite il rumore. Guardate bene quando scarica, cercate di collegare quando scarica, è un piccolo compito ma non è difficile, ditemi se non si sente. Sente? Ok. È un neurone a Ferrari che scarichi quando prende con la mano, non è un problema. Ok. Guardate la pinza. Ok. Avete notato una cosa? Che quando l'animale muove la pinza ma non afferra non succede niente? Interessante, perché se fosse il movimento e basta, il fatto che l'animale muova la mano dovrebbe dare la risposta, invece no. Il neurone scarica quando l'animale afferra con la pinza prendendo con la mano. Movimento opposto. È interessante perché sembra suggerire che noi abbiamo già a livello motorio una capacità di rappresentare le nostre azioni complessa, cioè che va al di là della semplice rappresentazione di tutti i muscoli, delle parti. C'è anche quella, ma è molto più bassa. Una volta si pensava che la complessità fosse data dal fatto che prima c'erano singoli muscoli, poi sinergie, cioè connessione di muscoli, poi e sopra, e poi c'era il pensiero, che magicamente astraeva da tutto questo e ci diceva afferra. Invece l'idea sembra un po' più complessa e sembra che noi abbiamo questa capacità. In un altro lavoro, e poi questo è un altro lavoro, non vi faccio vedere il video, ma è un lavoro più, è ancora interessante, perché vedete, noi non è che afferriamo e basta, naturalmente. Bambini a 5-6 mesi afferrano e basta, sono frustranti perché afferrano tutto, non sembrano avere un'intenzione esplicita che li guida, hanno un'attrazione per gli oggetti che poi lasciano cadere, normalmente per terra. Sì? È che mi impediscono il movimento, devo mettere insieme le esigenze vostre No, ma quando proietta tanto c'è. Benissimo. Ok, allora sono io che ho frainteso il comando stia fermo e l'ho preso alla lettera in una maniera che non dovevo prendere. Allora, è sempre colpa dello speaker, eh? Ok. Allora, se no imito, faccio anche il neurone, lo so far bene. Allora, dopo tanti anni. La cosa qui interessante è, qui c'è una registrazione, vengono fatte, ok, dicevamo, non afferriamo soltanto per esempio io posso afferrare questo bicchiere per portarlo alla bocca o per spostarlo. Allora la domanda è stata, ma noi abbiamo semplicemente a livello motorio una rappresentazione di singoli scopi e possiamo avere strutture? Cioè, è possibile che questi neuroni selettivamente si attivano a seconda che quello che faccio è prendo per portare la bocca o prendo per spostare? Perché naturalmente fa una bella differenza, se lo prendo per portare la bocca devo preparare la bocca. E quindi vuol dire che a livello motorio io ho una sequenza o una catena, cioè qualcosa che anticipa. O prendo per spostare e naturalmente non apro la bocca. Quello che si è visto in questo studio è che una parte dei neuroni che si attivano durante questa fase di afferramento scaricano selettivamente, cioè scaricano sì o scaricano no, a seconda che l'azione sia prendere per portare la bocca o prendere per spostare. È interessante, vedete, in una delle condizioni piccole all'immagine, è stato messo un contenitore qui vicino alla bocca, perché la domanda è la cinematica, cioè la traiettoria, o è il fatto che io porto davvero la bocca e quindi ho prendo e mangio o prendo e metto in un contenitore? Ed è la prima, prendo e mangio. Cioè nel senso che anche se il contenitore è qui, il fatto che io lo porto molto vicino alla bocca ma non lo porto alla bocca, per quel neurone non cambia niente. Cioè addirittura che sia qui il contenitore, che sia qui, che sia lì, per quel neurone dice prende per piazzare, prende per mettere da qualche parte. E l'altro dice no, prende per portare alla bocca. La ragione è molto ovvia. Quando voi portate qualcosa alla bocca, non iniziate ad aprire la bocca all'ultimo, non siete così. E poi aprite. Avete una specie di melodia, una coordinazione interna, tenete presente questo, che è molto importante, dove un'azione è vincolata e vincola l'altra. Cioè, noi sappiamo da uno studio fatto anche sui bambini ma anche sugli adulti, che quando uno sta per afferrare, qui già il muscolo che governa la bocca inizia ad attivarsi, a questa fase, perché deve anticipare e poi porta la bocca. Che cosa è interessante?
che tutti questi studi hanno la loro parte mirror, cioè cosa vuol dire? Che una porzione di questi neuroni si attiva anche quando il soggetto vede e non solo fa. La cosa interessante in questo studio è molto interessante perché qui addirittura quando l'animale vedeva lo sperimentatore avvicinarsi per prendere il cibo, una parte dei neuroni che di solito si scaricavano, cioè si attivavano, scusate, facevano quel rumore lì, quando l'animale prendeva per portare alla bocca, si attivavano fortemente. E c'era una porzione di quelli che diceva sposta, sposta, che era minore. Poi, a seconda di come era più probabile uno o l'altra, cambiava il peso della scarica. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che a livello motorio noi non solo il nostro cervello, non noi, adesso stiamo parlando del cervello, il nostro cervello codifica l'informazione, rappresenta non solo quello che uno sta facendo, prendere, ma addirittura lo scopo ulteriore per cui quello sta facendo, cioè prendere, spostare e via dicendo. Naturalmente, tenete presente, dato che io uso le mie risorse motorie, devono essere atti che io devo saper fare. Questo è importante. Ora la domanda è, ok, benissimo, uno dice, interessante, ma questo è il cervello. Che evidenze abbiamo a livello di soggetti? Cioè che evidenze abbiamo che questo meccanismo, queste attivazioni a livello neuronale impattino nel comportamento di un soggetto? Perché vedete, quando si fa neuroscienza si dice sempre, ah, questi neuroni veicolano l'informazione su questa determinata cosa, ma poi uno deve anche spiegare come quel tipo di informazione elaborata da quei neuroni serve nell'organizzazione del comportamento, perché se no il passaggio per cui noi andiamo dal livello di descrizione neurale al livello comportamentale viene dato per automatico. Naturalmente quando voi passate di scala di descrizione non potete avere, quello che voi dovete fare è, queste sono le proprietà dei neuroni, queste proprietà mi suggeriscono delle ipotesi su quale potrebbe essere l'impatto sul comportamento, vado a vedere se queste ipotesi sono corroborate. Allora, una delle idee è, se io ho una rappresentazione dello scopo della mia azione, prendere, e mi si attiva quando Walter sta per prendere, Walter o chiunque altro, se io uso l'esempio, la domanda è, cosa mi serve questo tipo di rappresentazione? Una delle risposte è, beh, uso la stessa informazione, codifico lo scopo, cioè rappresento lo scopo dell'azione di Walter. Domanda, ma cosa mi serve rappresentare lo scopo di Walter a livello motorio? Possibile risposta, beh, perché il mio sistema di processi è molto efficiente e mi consente di avere un alto grado di successo nella performance, è possibile che questo sistema mi permetta di avere un alto grado nella identificazione dell'azione dell'altro. Cioè, per esempio, di essere molto veloce, rapido, senza bisogno che io mi arrovelli su quello che Walter farà. Cioè, quando vedo che la mano di Walter va verso una tazzina, non ho bisogno di fare un grande lavoro cognitivo dicendo ma Walter si sarà alzato bene stamattina, avrà il suo solito desiderio del caffè, oppure no, oppure Walter ieri era nervoso, quindi oggi non berrà il suo solito caffè. Non mi pongo nessuno di questi problemi, la sua mano è una mano che prende, o è una mano che lancia, è una mano che tira, e via dicendo. Non ho bisogno di conoscere niente di Walter. Certo, questo non vuol dire che se conosco la storia di Walter sono messo peggio, no, ma non ho bisogno di fare nessuna di queste congetture per capire se la sua mano prenderà la tazzina di fronte a lui oppure no. Questa è l'ipotesi, e io sarò rapido nel far questo. Come si può testare un'ipotesi del genere? Qualche anno fa, insieme ad alcuni amici, ci è venuta un'idea. Abbiamo cercato di fare un esperimento il più semplice possibile, e voi sapete, soprattutto nella condizione italiana di finanziamento, se non hai soldi, usa almeno la fantasia. E allora abbiamo fatto una delle cose più semplici possibile, che per esempio è difficile fare in Inghilterra o in Germania. Abbiamo preso due pomodori, li abbiamo messi sul tavolo, in fronte a un soggetto, i pomodori erano uno grande e uno piccolo. Perché uno grande e uno piccolo? Perché c'è una differenza, io uno piccolo lo prendo così e uno grande lo prendo così. E i soggetti vedevano un video, adesso ve lo farò vedere anche voi, di che durava circa 1000 millisecondi, cioè un secondo, ma in cui vedete già a 800-600 millisecondi si capisce bene cosa sta facendo uno. Cioè l'idea è, i soggetti vedono una mano che va a prendere un pomodoro, grande o piccolo, non sanno se prenderà quello grande o prenderà quello piccolo, e a loro non è data nessuna istruzione, cioè ai soggetti non è detto, senti, sei lì, cerca di capire cosa prendi. I soggetti, l'unica istruzione che gli è data, guarda,
perché noi vogliamo capire se esistano dei meccanismi automatici che ci permettono di capire cosa fa l'altro senza che noi ci mettiamo lì con l'intenzione di capire. Ma è un meccanismo di default, qualcosa che, come dire, basta semplicemente che io presto un minimo di attenzione e parte. Qual è la scommessa? La scommessa è che se io sono in grado di usare l'informazione motoria vado più veloce. Allora, il primo contrasto che abbiamo fatto è questo. Uno vede una mano che prende, lo vedrete anche voi, e uno vede una mano che prende ma non fa nessuna presa. Voi quando prendete non vi muovete così. Questo è un robot fatto male. Voi quando prendete, fin dall'inizio iniziate... C'è una mirabile, se qualcuno è un amante della filosofia fenomenologica, c'è una mirabile pagina nella fenomenologia della percezione di Merleau-Ponty che dice più o meno così. Quando prendiamo, noi lo scopo della presa è fin dall'inizio. Cosa vuol dire Merleau-Ponty? Vuol dire che quando tu prefiguri, quando parti, la mano ha già la forma dell'oggetto che andrà a prendere. Ora, se tu puoi utilizzare quell'informazione, sei rapido, se tu non la puoi utilizzare, sei lento. Questa è la predizione. Adesso vi faccio vedere un video. Nel video voi vedete due punti, un puntino. Quello che vedete è la fovea, cioè lo sguardo dell'osservatore che abbiamo catturato con una macchinetta molto semplice che si chiama eye track, cioè che permette di cogliere la direzione dello sguardo. Guardate quanto è rapido rispetto alla partenza. Il soggetto non sa dove andrà quella mano, ma ha come compito semplicemente quello di guardarlo. 1, 2, 3, via. Pum. Avete visto? Lo faccio rivedere? Oh, scusate. Bifidi che non c'entra niente, non si capisce perché adesso è andato così. Scusate un secondo, proviamo a ripartire. Ok. Avete visto? Subito. Cioè, arriva a 350 millisecondi prima della mano. Su un'azione di 600 millisecondi, la metà. Adesso guardate cosa succede se la mano non è aperta. Non capisce niente. Lo sguardo è lì, sulla mano, persino quando la mano è sull'oggetto, perché la mano non dice niente, non dice niente. Una mano che va così, anche se io vado, vado verso di lui, è chiaro che se vado così lui sta capendo, ma se io vado così, lui non capisce cosa sto facendo. Eppure sto andando verso di lui. A un certo punto, per precauzione, il suo cervello gli dice ferma. Però attenzione, se io vado di velocità costante, il suo cervello gli dice ferma molto tardi, perché non pensa che sia una minaccia. Per cui se dovete dare una sberla a uno, non sovraccaricate all'inizio. Avvicinatevi piano e poi dateglielo all'ultimo momento. Non sto scherzando. Perché il cervello, il nostro cervello rileva tutte le variazioni di velocità. Qualunque variazione di velocità, qualunque accelerazione è pericolo per il nostro cervello. Ok? È pericolo. Ma se uno è molto vicino a voi, non ce la fa più. Non ce la fa ad avere una strategia di risposta. Quindi se volete menare qualcuno, piano piano vi avvicinate, magari sorridenti e poi beh. Però se caricate troppo e siete troppo lontano, lui ha la possibilità almeno di attutire il corpo. Ora uno dice, va bene, questo è evidente che sta utilizzando l'informazione motoria, ma come sei sicuro che sono proprio le aree motorie che guidano quella cosa lì? C'è un modo... Non vi faccio perdere tempo dal punto di vista tecnico, ma c'è un modo per fare queste cose e si fa attraverso, utilizzando per esempio una tecnica come questa che è la TMS, in cui il soggetto cosa fa? Con un piccolo coil si induce un campo elettromagnetico che induce un'attivazione elettrica nel cervello che può modificare lo stato del cervello, che può essere in termini facilitatori o in termini di interferenza. Guardate che queste tecniche vengono usate anche per curare depressioni o altro, ma è molto diverso il setting. Qui si dà una piccola scarica, piccola, molto piccola, con una certa intensità che crea una interferenza nel sistema. In questo spesso si dice, si creano delle, è una tecnica molto interessante perché permette di creare delle lesioni virtuali. Cosa vuol dire? Che per un momento molto piccolo, frazioni o alcuni secondi, tu puoi interferire con la elaborazione dell'informazione parziale, naturalmente, non è che, ma puoi interferire mettendo, creando difficoltà, diciamo così, a quel pezzo di cervello, molto selettiva può essere, che sta elaborando l'informazione. Allora noi abbiamo detto, ma se noi andiamo,
PMV, cioè vuol dire premotoria ventrale, è l'equivalente dell'F5 del macaco. E abbiamo detto, lì di solito quell'area lì si attiva molto quando voi afferrate. E si ritiene l'area legata alla produzione delle azioni di afferramento. Abbiamo detto, ma cosa succede se noi interferiamo con l'area, con l'area del cervello che di solito il soggetto usa per agire lui, quando osserva un altro? Io quando osservo uno che afferra non è che devo muovere le mie mani, sono bello fermo, guardo, ma io ti creo un impedimento nell'area che di solito ti servirebbe per produrre quell'azione. E la domanda è, ti rendo difficile l'osservazione di quell'azione? È un po' controintuitivo, è come dire, beh, mi rendi difficile se FEF, quell'area FEF, vuol dire frontal field, è l'area che guida i movimenti oculari. Uno dice, certo, se tu mi disturbi nel cervello l'area che è responsabile dei movimenti oculari, è chiaro che io avrò dei problemi. Ma se tu mi disturbi nel cervello un'area che guida il mio movimento della mano, perché dovrei avere problemi a vedere il tuo movimento della mano? Beh, se tu pensi che nell'osservazione dell'azione usi anche le tue risorse motorie, e quindi usi anche i processi che utilizzi quando produci l'azione, dovresti avere problemi. Problemi in che senso? Problemi, per esempio, nell'essere più lento nel vedere. Adesso vedrete due puntini, sempre nella stessa azione. Il primo puntino dice quello che succede prima che noi diamo la TMS, cioè prima che diamo l'inibizione al sistema, e poi quello dopo. Guardate come sono. Prima, dopo. Avete visto che differenza? Ve lo faccio rivedere. Prima, dopo. C'è l'unico grafico che vi faccio vedere, lasciate perdere. Vedete in rosso? Quel blu, quel grigio vuol dire quanto prima uno arriva quando vede bene la mano e non ha la TMS. In nero, il nero a sinistra, il primo nero, è cosa succede quando io ti do la TMS, cioè quando ti disturbo la tua area della mano. Sei molto più lento, 200, 100, sei sui 150 millisecondi più lento, che è la stessa differenza che c'è quando io ti faccio vedere la mano o quando ti faccio vedere la mano senza questo. Cioè è come se disturbando l'area che risponde quando tu produci un movimento della mano, io ti cancello l'informazione che c'è quando tu vedi la mano che fa una presa, ed è come se tu vedessi una mano senza presa. Cioè quello che ti sto dicendo è che utilizzare la tua risorsa ti permette di essere più rapido. Uno mi ha detto, ma 100 millisecondi, 200 millisecondi, cosa vuoi che sia? No, attenzione, 200 millisecondi su un'azione che ne dura 600, è un terzo. Che se sei in una situazione quale la nostra, per cui dopo vi servono un pranzo, e il massimo della fatica che fai è andare a prenderti il cibo al supermercato, e non ci sono grandi specie predatrici intorno, naturalmente non è moltissimo. Ma nella savana, un terzo, arrivare a capire cosa fa l'altro un terzo del tempo dopo è la differenza tra sopravvivere o morire. Oppure al pub, capire un terzo del tempo dopo che quello sta prendendo la tua birra è la differenza tra avere soddisfazione di un tuo desiderio primario, berti una buona birra, e non averla. Quindi non è così banale. Cioè noi abbiamo un dato che noi sappiamo è che questo tipo di informazione ci rende più robusta l'anticipazione. Sappiamo anche un'altra cosa, e poi passo all'ultimo passo, questi sono, ma i ringraziamenti li faccio tutti dopo. Sappiamo, vi faccio vedere un esempio. Se io vi dico cosa sta succedendo qua, voi avete difficoltà a capire? No, un uomo che cammina. Sì, è una donna, ma fa niente. È una persona che cammina, no? Eppure quello che voi vedete sono semplicemente alcuni punti che si muovono solidali. E questa è una tecnica nota da tempo, è quella per cui nel registrare il movimento si individuano dei punti di luminosi sulle giunture principali, giunture in inglese, sugli anglicismi terrificanti, sulle articolazioni principali, e anche se io avessi messo molti meno punti di quelli, voi avreste capito immediatamente che il soggetto camminava, anche se voi non vedete una persona. Ma guardate che voi non avete bisogno di vedere una persona per capire che si sta muovendo. Se qualcuno di voi, come me, ha una certa miopia e toglie gli occhiali, fa molta difficoltà a riconoscere un soggetto se sta fermo.
ma appena un soggetto si muove, voi siete in grado di riconoscere se è il vostro amico o una persona, via dicendo, perché il movimento dà una quantità enorme di informazioni. Dà una quantità enorme. Il modo in cui uno si muove ti permette di identificare la persona molto più facilmente se uno sta fermo. Infatti, voi sapete che uno dei modi per cui molte specie animali, ma anche noi, tendono a sfuggire a situazioni pericolose, qual è? Il freezing, l'immobilizzarsi, no? Accidente, attraversava la strada, è arrivata la macchina, si è immobilizzata. Perché? Perché è un vecchio meccanismo evolutivo per cui se tu stai fermo dai molte meno informazioni al predatore. Nel caso in questione sei morto sulle specie pedonali, ma l'evoluzione non prevedeva le specie pedonali. Però guardate che l'immobilizzarsi dalla paura non è una cosa nostra, eh? È una cosa di tutte le specie. Perché? Perché se uno si immobilizza non dà informazione. Tanto è vero che molto spesso, qual è la situazione più terrificante di tutto? Tu cammini in un corridoio, il tuo collega o chi che sia viene da un'altra parte, vi fermate tutte e due, non sai dove andrà. Non lo sai, perché finché uno è fermo non hai nessuna predizione sul possibile comportamento. Esatto. Ora, che cosa è successo? Noi naturalmente quando camminiamo abbiamo una, di solito non è il passo dell'oca, ma è la fase, si dice, di corrispondenza tra mano e gamba. Ora immaginate che voi questa fase la mettete fuori fase, cioè la mettete in situazioni come queste: 180 gradi è la fase normale, 225 già è normale, 270 io non riesco a farlo perché cado. E immaginate di vedere dei video come quelli che avete visto adesso, dove però il computer ha alterato le fasi. I soggetti vanno malissimo, cioè mentre all'inizio riconoscono bene, dicono si cammina, non cammina, o è uguale questa camminata con l'altra, a 180 nessuno sbaglia, a 225 si inizia a sbagliare, a 275 si sbaglia tanto. Ma adesso immaginate che uno scienziato perverso vi bendi e vi insegna a camminare con un accoppiamento di fase 270, che è una roba così, cioè voi dovete camminare e fare così. Poi questa cosa qui e fare così, è molto complicato, ma se uno vi tiene all'inizio e vi fa per 5 minuti camminare così, quello che succede è che voi, bam, magicamente, dopo il training, a 270 migliorate a riconoscere. Cioè, se io vi faccio vedere il video, di gente, un video con quei puntini luminosi, di uno che cammina a 270 e vi faccio riconoscere se è uguale o no il tipo di video che state vedendo, voi di solito sbagliate. Se vi faccio un training motorio, ma senza che voi abbiate nessun visual feedback, cioè senza che voi abbiate nessun ritorno visivo perché siete bendati, migliorate. E uno dice, ma come? Io non ho avuto nessuna informazione visiva in più, ho semplicemente mosso il mio sistema. Hai mosso il tuo sistema. Imparando e arricchendo il tuo sistema, tu diventi più bravo non solo a vedere, a giudicare. Perché qui è un giudizio verbale. Non si usa soltanto un meccanismo di base automatico come gli occhi, ma si dice alle persone, è uguale o diverso? E loro vanno meglio. Ora, finisco. Salto. E questo è un omaggio ad alcuni amici. Noi di solito i filosofi della scienza sono gente molto noiosa, come avete notato fino adesso, ma ogni tanto hanno anche un elemento conviviale e soprattutto utilizzano, essendo anche della scienza, quell'aspetto conviviale che gli scienziati hanno molto di più. Questo era un convegno che abbiamo fatto, perché da buoni filosofi della scienza non è che lo facciamo in qualunque parte, a D'Alghero, e dove c'è un mio amico carissimo che tra l'altro abita non molto lontano da qua, che sta versando alla sua gentile compagna e nonché moglie, che è qua, un bicchiere di vino. Questo è un esempio classico dell'agire insieme, perché qui non è semplicemente che l'azione di uno occorre insieme all'azione dell'altro, ci vuole coordinazione. Uno deve porgere e l'altro versa. E se non vi coordinate, sono problemi. Però attenzione, dovete coordinare una mano, la vostra, con una mano che non è la vostra. Ora è vero che di solito quando uno prende la bottiglia, l'altro allunga. Ma è questo il punto. Sulla base di che? Perché qui lo scopo è uno scopo collettivo, fare il brindisi o versare del vino. È uno scopo collettivo a cui le nostre azioni sono dirette, ma individualmente la mia azione o l'azione di Sabina è quella di portare il vino, il bicchiere a questa altezza.
e l'azione di Marcello è quello di mettere la bottiglia qua. Cioè, non è che Marcello vuole anche mettere il bicchiere, Marcello versa nel bicchiere portato da Sabina, sua moglie. Ora, questo è interessante, perché uno dice, vabbè, ma è tutto questione di cognizione, io rappresento il mio scopo e poi sia io che la mia compagna o mia moglie abbiamo una intenzione comune. E se invece fosse che già a livello motorio noi siamo in grado di rappresentare non solo le nostre azioni, non solo le azioni degli altri quando le vediamo, ma insieme anche le azioni con uno scopo collettivo. Cioè, non solo rappresento quello che faccio io, non solo rappresento quello che fa Sabina, ma rappresento queste azioni come dirette tutte a un solo scopo. Perché c'è un vantaggio in questo? Perché questo permette di essere coordinati, esattamente come quando siamo coordinati tenendo conto dell'azione dell'altro. Ma adesso non siamo più coordinati tenendo conto, ma siamo coordinati rispetto a uno scopo collettivo. Immaginate di camminare insieme, io posso tener conto dei tuoi passi, ma lo scopo collettivo è camminare insieme verso un certo punto. Ok? Allora, da questo punto di vista, è chiaro che un meccanismo come il mirror che mi permette di vedere quello che stai facendo è utile, ma solamente per controllare quello che stai facendo, non per controllare se quello che stai facendo risponde al nostro scopo collettivo. Come si può fare sperimentalmente un'analisi sui livelli motori dello scopo collettivo? Guardate, è molto semplice, non è così semplice, ma l'idea però è semplice. Io adoro le idee semplici. Quando voi agite con due mani, momento ludico, quindi preparatevi. Immaginate di, con la vostra mano destra, di disegnare una linea. Su, così. Prego. Dai, non è difficile. È un po' di ginnico anche della mattina. Ok. Adesso, improvvisamente, con la sinistra, disegnate un cerchio. Oh, oh, ma dov'è la vostra linea? Dove è andata la vostra linea? Dove è andata la vostra linea? La vostra linea diventa una roba così. Si chiama interferenza bimanuale. È nota. Naturalmente, se qualcuno di voi è un pianista, un tennista, cioè... che devi imparare ad agire con le due mani, una separata dall'altra, questo effetto è molto minore. Però è un classico effetto di interferenza che dimostra la coordinazione bimanuale. Sì, però perché adesso stai controllando molto. Se uno ti fa non controlla, no, ma... Esatto, cioè se uno naturalmente lavora su queste cose ha un effetto molto minore. Naturalmente noi non selezioniamo le persone che hanno indipendenza, perché se no è chiaro che prendiamo soggetti naïf, cioè gli studenti, che più naïf di loro non ce ne sono. È l'unico modo per rendere... esatto, solo che questo vantaggio, rispetto a quel movimento che sta facendo in fondo, non so il nome, Franco, rispetto a questo movimento, il vantaggio della riga e del cerchio è che noi abbiamo un tablet nero, loro non vedono che ovalizzano, ma noi registriamo la traiettoria. Ora uno dice, vabbè, ma chi se ne frega, stanno usando due mani, lo stesso è un effetto molto famoso. Sì, però attenzione, immaginiamo che l'azione collettiva sia in un certo modo simile all'azione bimanuale, solo che adesso le due mani sono diverse. Io posso versarmi del vino a me, prendo il bicchiere e coordino le due mani. Immaginiamo che l'azione che invece faccio con un altro sia molto simile, cioè che nel mio cervello, così come quando faccio individualmente, non mi rappresento solo il versare o il sollevare il bicchiere, ma mi rappresento entrambe le azioni perché mi devo coordinare, così lo faccio quando agisco con l'altro. Allora uno dice, vabbè, ma com'è che lo testi? Beh, cosa succede quando io disegno cerchi e righe insieme ad un altro? Cioè, io vi ho fatto disegnare cerchi e righe individualmente e avete visto che c'è un'interferenza. Cosa succede se adesso io chiedo a un soggetto di disegnare dei cerchi e all'altro di disegnare delle righe, mentre guarda l'altro che disegna dei cerchi, ma sapendo che stanno disegnando insieme? Per vedere l'effetto devo mettere una situazione uguale, ma dicendo state semplicemente agendo insieme, ma non avete lo scopo di agire insieme, semplicemente uno guarda l'altro mentre fa. Cioè, tanto per darvi l'esempio semplice, contrastiamo le due situazioni dell'autobus. Io salgo con chiunque sale sull'autobus, oppure io salgo con qualcuno con lo scopo di salire insieme con l'autobus. Ok? Le due situazioni sono, chiamiamola uno, agire parallelo, cioè ci sono tante azioni individuali che agiscono in parallelo, o ci sono delle azioni collettive, no? Andiamo in manifestazione, una volta si dice andiamo in manifestazione insieme. E no, era il pugno, sì, è un po' giusto. Andiamo in manifestazione insieme. Ma non è che perché camminavamo insieme, c'erano chiaramente, poi c'era tanta gente, ma noi, no? L'uso del noi,
cioè il soggetto collettivo, no? Qui il noi può essere anche solo di due, non è una grande manifestazione, è più una passeggiata, ma può avere questo senso. E lo contrasta semplicemente, cammina insieme uno a fianco all'altro. Qui è il caso del disegnare. La faccio breve. Quello che abbiamo trovato è un lavoro che stiamo... che incrociamo le dita, come suol dire, perché tutti questi lavori hanno un lungo processo di revisione. E il primo revisore che dice e magari uno dice bocciato. Per avere step successivi tutti devono dire bello, 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 però insomma devi ancora mettere a posto, no? Allora siamo arrivati a uno step in cui tutti hanno detto bello, 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 però metti ancora un po' a posto, quindi vuol dire che insomma dovrebbe andare. Ovviamente, cross the fingers. Quello che abbiamo trovato è esattamente questo, che quando i soggetti vedono uno che disegnano delle righe, mentre vedono l'altro che disegna cerchi, e hanno lo scopo di disegnare insieme, si crea un'interferenza, cioè un'ovalizzazione della linea. Come se, ma attenzione, come se disegnassero loro con entrambe le mani, ma una loro mano è completamente ferma. Se invece semplicemente guardano l'altro, ma non hanno l'istruzione del come se disegnassero insieme, l'effetto scompare. Cioè c'è un sembra questo dire, sono primi dati, quindi va sempre fatto con grande cautela, questo sembra dire che noi non solo rappresentiamo lo scopo della nostra azione individuale, non solo siamo in grado di tener conto di quell'altro, ma siamo in grado di integrare l'azione dell'altro e la mia azione in un'azione complessiva dentro il mio cervello. E questo è un grande vantaggio, perché mi permette di risolvere il problema di coordinazione. Certo, io ce l'ho, ce l'ha anche l'altra persona, più le azioni sono, come dire, vicine nel nostro sistema motorio, più funziona. Qualcuno di voi provi a coordinarsi con qualcuno che non ha nessuna expertise, nessuna abilità in quell'azione. Non so, se qualcuno si mette a danzare con me, muore, non ne può più, altro che lamarmi il naso. Perché? Perché la persona che danza bene si rappresenta i passi motoricamente i suoi e quelli dell'altro, insieme. Ma io, la mia rappresentazione è molto debole, quindi non... l'insuccesso dell'azione è che non abbiamo lo stesso grado di rappresentazione, ma se abbiamo un livello di expertise molto simile riusciamo bene, no? Io sono in grado di anticipare il tuo movimento, sono in grado di anticipare perché rappresento l'intera azione. Lo stesso è, ci sono molti studi molto belli, anche noi adesso ne stiamo facendo uno, su persone che suonano il piano insieme. Il classico esempio è il duetto, cioè persone che suonano insieme, uno suona con una mano e l'altro suona con l'altra. E si vede che all'interno del cervello ci sono dei segnali, questi sono studi EEG che studiano il tempo, c'è un'onda che rileva di solito quello che si chiama l'onda di rilevazione dell'errore. Cioè quando tu sbagli il cervello sa ancora prima che hai veramente sbagliato, che stai sbagliando, no? E quindi innesca tutti i comportamenti di correzione possibili. Poi a volte arriva troppo tardi, perché per esempio in una cosa molto rapida lo puoi fare, se tu sei lento ti correggi prima. Succede che il cervello non solo corregge, rileva l'errore di performance della mano del pianista, ma rileva anche l'errore di performance dell'altra mano, e soprattutto rileva con attenzione gli errori di performance quando sono significativi rispetto allo scopo complessivo, cioè la sonata. Noi possiamo fare degli errori individuali che non incidono, no? Immaginate di camminare insieme, io posso anche fare un passo sbagliato, ma non incide nel nostro camminare insieme. Oppure posso fare la cosa che faccio sempre e che rende impossibile camminare con me, non mi accorgo che l'altro si è fermato. E questo incide sul camminare insieme. Allora, ci sono errori che non incidono sulla performance e errori che incidono, e il cervello selettivamente riconosce e rileva prima quegli errori che incidono sulla performance complessiva. Ci sono molti altri studi in questa direzione. La cosa interessante, e chiudo su questo, è uno studio che è stato fatto 2 anni fa, ma da ricercatori che non hanno capito fino in fondo la rilevanza del loro studio. Cioè loro hanno fatto un compito imitativo semplice. Se io vi dico, quando vedete sollevare il mio dito, sollevate il dito. Vi misuro il tempo di reazione, voi siete molto più veloci, per un effetto mirror banale. La vista di questo prepara il vostro sistema a fare questo, e quindi siete più veloci. Se io vi dico, sollevate il dito quando io lo abbasso, voi siete più lenti, perché avete un conflitto di informazione. Se però voi siete insieme ad un'altra persona e dovete sollevare il dito insieme o abbassare il dito, se vedete solamente un dito farlo, non ha nessun effetto.
se vedete due persone che lo fanno, ha effetto su tutte e due. Ma la cosa è strana, perché l'azione è uguale. E attenzione, perché l'effetto sia forte, voi dovete realizzare che sono mani di due persone diverse. Perché se voi vedete mani della stessa persona, c'è un effetto, ma molto più basso. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che io mi rappresento le azioni motoricamente individualmente, rispecchio l'azione individuale. Io mi rappresento l'azione collettiva motoricamente, rispecchio l'azione collettiva. Cioè noi abbiamo due livelli di agire insieme e due livelli di rispecchiare gli altri. Individualmente, collettivamente. Naturalmente quest'ultima parte prendetela con precauzione. Collettivamente qui vuol dire due persone che agiscono insieme. Non sappiamo cosa succede quando ci sono 20, 30, 40 persone. Ma è interessante che, pur essendo l'azione quella che uno fa individualmente e collettivamente la stessa, alzare il dito, l'effetto di rispecchiamento cambia a seconda che la faccia da solo o insieme ad un altro. E a seconda che veda un'azione fatta da un individuo solo o insieme ad un altro. Questo sembra dire, e concludo, che ci sono diversi livelli di socialità. Stiamo parlando di meccanismi elementari, meccanismi che codificano l'informazione a un livello bassissimo, come quello del muoversi, dell'agire e via dicendo, ma catturano due livelli di socialità, qual è quello di essere con gli altri tenendo conto degli altri e di agire insieme agli altri avendo scopi comuni. Naturalmente una delle cose più interessanti è riuscire a vedere se riusciamo a catturare anche a livello motorio quello che sembra essere una caratteristica specifica nostra, e cioè il passaggio dall'agire insieme alla cooperazione. Ma questa, come dire, è una storia che vi verrò a raccontare forse tra qualche anno. Grazie. Avevo 12 anni e ho un signore anziano, ma mi ha fatto vedere, dice, la differenza che c'è tra una scimmia e l'uomo, no? E aspetti che... E allora, devo anche appoggiare questo. E allora lui faceva le scimmie proprio così, no? No, dice, l'uomo fa così. Provo a fare, guardate, rispetto alle cose che ha spiegato lei, siccome non si riesce, molti non ci ho messo parecchio per me impararlo, c'è una differenza. Che cosa interviene? Ah, c'è una differenza, naturalmente, la differenza è molto semplice, è quella di riuscire a rendere indipendenti i due movimenti. Ora, io non sono così convinto che la scimmia non ci riesca, e il problema è come addestrarla a farlo. Voi dovete capire che nel mondo, anche nel nostro mondo, ma nel mondo dei primati non umani, le motivazioni contano piuttosto, e quindi già l'animale per addestrarlo utilizzava uno strumento che normalmente non utilizza mai. Cioè, non ho mai visto dei macachi in un ristorante dove servono delle escargot. L'uso della pinza per il macaco è completamente fuori da ogni funzione normale. Com'è che si riesce? Dandogli un reward, cioè premiandolo, come si fa con i bambini, no? Cioè, è uguale, ma anche con gli adulti. Cioè, è uguale, no? Si dà un premio e si rinforza. Allora, io non so se premiando l'animale si riesca ad avere un comportamento non appunto del tipo appena indicato, cioè in cui uno arriva ad avere un'indipendenza del movimento delle braccia, che non mi sembra così complicato. No, ma certo, ma esattamente questo. Il problema è che a un adulto o a un soggetto capace di parola gli spieghi, gli dici e diventa un gioco e c'è un reward nell'esecuzione di quel compito. L'animale non capisce e sinceramente non gli serve, cioè in realtà l'animale serve esattamente il contrario, una coordinazione bimanuale molto efficiente per fare tutta una serie di cose che sono quelle che deve fare. Su un punto posso essere d'accordo su quanto lei dice, cioè di dire, attenzione, noi abbiamo un po' l'idea che rispetto alla maggioranza dei primati non umani noi siamo meno efficienti dal punto di vista motorio, ma siamo molto più efficienti dal punto di vista cognitivo. Cioè la classica cosa, un animale fa le cose migliore. Errore, perché noi possiamo pensare, ed è così, un macaco è molto più rapido nell'eseguire un'azione che noi eseguiamo un po' più lentamente, ma non è così accurato e così ricco nella capacità di rappresentare l'azione motoricamente.
il macaco usa 2 o 3 prese, noi ne usiamo quasi 18. Il macaco è in grado, è rapidissimo nel movimento della mano, ma fondamentalmente perché ha una sinergia: prendere e portare la bocca, prendere e portare la bocca, prendere e portare la bocca. Non è capace di avere comportamenti più organizzati e non è capace di creare, cioè se ci vuole un anno e passa per fargli usare una pinza, voi capite che è molto difficile fargli usare strumenti molto più complessi che noi utilizziamo di continuo. Cioè l'efficienza si può misurare nella velocità con cui uno realizza un compito, ma anche nella varietà di soluzioni che uno ha. Ecco, noi abbiamo una varietà di soluzioni a livello motorio che nessun'altra specie animale ha, e questo non è banale, perché naturalmente dipende dal fatto che abbiamo anche funzioni cognitive superiori che guidano l'elaborazione motoria, ma non è banale, perché di nuovo io non ho mai visto un macaco suonare il violino, non ho mai visto un macaco suonare una tastiera di un piano, non ho mai visto un macaco avere tutta una serie di capacità motorie quali sono quelle che noi comunque apprendiamo. Faccio un esempio: nessuno, saranno pochissimi quelli che suonano benissimo il violino, però anche a una persona che è lontana dalla musica come sono io, credo che un maestro un po' riesca a fargli fare qualche accordo di violino, di chitarra, di quello che volete. La performance non sarà eccellente, ma qui stiamo parlando dell'aspetto motorio. Dal punto di vista dell'animale il problema è come fai a insegnare questo. Hanno un controllo, anche una destrezza minore del livello che abbiamo noi. Tenete presente che il nostro sistema motorio è molto più articolato, anche a livello di pianificazione dell'azione di quello che potete trovare in un macaco. Per cui per un macaco, uno scimpanzé, ci sono una serie di azioni che vanno fatte in modo molto veloce, ma non c'è nessuna spinta ad allargare enormemente. Anche l'uso degli strumenti, per esempio. È vero che gli scimpanzé sono in parte in grado di ragionare in termini strumentali, cioè fare una cosa per ottenere un'altra, ma la quantità di strumenti che utilizzano è bassissima. Tirano corde per raggiungere cose lontane, usano bastoni per raggiungere cibo lontano, ma raggiungere, prendere un'altra cosa, manipolare un'altra cosa. Non so se avete presente cos'è la telechirurgia, quello che il chirurgo opera a distanza. Ecco, questo è saper manipolare. Dove tu, il chirurgo che opera a distanza, che cosa fa? Non fa gli stessi movimenti che fa quando opera vicino, ma manipola in maniera diversa, ottenendo nel robot a distanza la stessa efficienza. Ed è molto interessante perché lì c'è una riconfigurazione motoria, per cui in realtà, per esempio, certi tipi di azione diventano e vengono mappati in modo completamente diverso. È la stessa cosa per cui voi usate un joystick, esatto, è la stessa cosa delle pinze amplificata. Voi usate un joystick per muovere dei cursori o per far prendere degli oggetti, via dicendo. Noi addirittura avevamo usato un pedale per far prendere un avatar con una mano, e dopo un po' che il soggetto usava questo pedale, l'azione di prensione con la mano era mappata dal cervello come schiaccia un pedale. Soltanto per dirvi quanto è plastico, ma non pensiate che il motorio degli animali sia così, degli altri animali, sia così plastico. Prego. Lei ha parlato tanto di violino e di pianoforte, io sono violinista. Allora, ho imparato a coordinare la mano sinistra con la mano destra, che fa così. Questa mattina ho sentito un concerto, il pianista faceva con la mano destra ritmo ternario, con la mano sinistra ritmo binario, quindi c'è anche sempre nella stessa battuta, quindi c'è la coordinazione. Io faccio così e così, coordino, riempio con la bottiglia, il bicchiere, lei guarda, coordino l'azione da sola, solo su di me e anche verso di lei. Mi sono chiesta, un cieco, i neuroni di un cieco che suona al pianoforte oppure no, che cammina, ieri ho aiutato una signora cieca a entrare nel metro, per esempio, no? Come si comportano i neuroni di un cieco? Ottima domanda, davvero un'ottima domanda. Distinguiamo tra ciechi e ciechi dalla nascita. Ciechi dalla nascita. Ci sono degli studi, e ne abbiamo fatto uno anche noi appena adesso, che mostrano che non è l'informazione sensoriale in quanto tale che fa la differenza. Un cieco della nascita che sente il rumore dei passi attiva la sua area motoria, che tipicamente si attiva quando cammina, o se sente il rumore di un'azione attiva quel tipo di
movimento. Addirittura noi abbiamo fatto cadere una pallina e il soggetto, questi non sono mirror ma è un meccanismo uguale, attiva gli stessi neuroni di prensione di quella pallina, ma soltanto se sente la pallina che cade vicina. Se è fuori dallo suo spazio d'azione, questa attivazione non c'è. Sì, ma non è la vista. Cioè, vedete, l'esempio dei cicli della nascita viene usato spesso in letteratura come un classico esempio di plasticità neuronale. Cosa vuol dire? Cambio l'input sensoriale, il cervello cambia. No, è esattamente il contrario. Il cervello usa a livello motorio le stesse aree, indipendentemente che l'informazione sia visiva, visivo-uditiva, tattile, perché guardate che quando noi vediamo le azioni, sentiamo anche i rumori. Se uno strappa un foglio di giornale, tu lo vedi che lo strappa e senti il suono. Se per esempio voi vedeste uno che strappa il suono di giornale e non sentiste nessun suono, guardate che l'esperienza per voi dà un mismatch, cioè c'è qualcosa che non funziona. Chiaro che se lo vedete su un video, pensate che uno ha tolto il volume. Ma se sentite soltanto il rumore, voi non sentite un rumore qualsiasi, sentite il rumore dello strappare. Ora, le proprietà fisiche del rumore possono essere uguali e dare una rappresentazione completamente diversa. Se per esempio fate sentire dei rumori che non sono legati a oggetti o azioni, non succede niente. Cioè il cieco dalla nascita, di nuovo, ha un suo mondo motorio. Naturalmente il tipo di esperienza fenomenica che il soggetto fa è diverso, ma il modo con cui il soggetto afferra rumori, suoni connessi, azioni ed oggetti è identico. Anche i tempi. Mi scusi, un sordo muto? È uguale, non c'entra. Un cieco e sordo. Ah, un cieco e sordo, beh, insomma, qualche informazione, no, lo so, ma qualche informazione deve arrivare, qualunque tipo di informazione arriva, poi bisogna vedere quanto uno è cieco e quanto uno è sordo, attenzione, io sto parlando al 100%, sto parlando, perché per noi, se non fosse al 100%, l'obiezione che ci viene fatta è, per esempio, i cosiddetti ciechi tardi. Cosa vuol dire? Vuol dire che uno che è diventato cieco, allora cosa fa? Sta usando la sua esperienza visiva e allora è normale che lui senta una cosa, associa la vista e va nel motorio. Invece nel cieco dalla nascita non c'è questo passaggio, perché non ha mai avuto una visione di quell'azione e ciò nonostante il suo sistema motorio gli consente di avere quel tipo di informazione. È chiaro che qualche tipo di informazione sull'altro lo deve avere di tipo sensoriale. Quello che è interessante però è che il canale può cambiare, le connessioni possono cambiare, ma vai a prendere nelle stesse aree. E sui ciechi della nascita veramente c'è una bellissima letteratura. Il tipo di azioni che di solito si fanno sono azioni che hanno dei rumori che permettono di caratterizzarli in maniera specifica, però i soggetti, non pensate che, è chiaro, avere un'informazione visiva è più robusto di avere solo un'informazione uditiva, però la capacità di rappresentare a livello uditivo l'ambiente non è banale, tanto è vero che se bendo alcuni di voi e li tengo bendati per un giorno, qualche minuto, e rifaccio gli stessi studi, ho una mappatura molto simile al cieco della nascita. Naturalmente il dato sul soggetto non cieco non vale per dire è indipendente dal canale sensoriale, perché il dato sul, uno può dire no, passa sempre dalla visione, eccetera, eccetera. Però è curioso che se io ti tolgo la visione e ti faccio, rappresentare il mondo circostante usando l'udito, tu utilizzi gli stessi meccanismi che utilizza il cieco della nascita. E quindi fondamentalmente il canale sensoriale non è decisivo per questo tipo di meccanismo. Poi naturalmente più informazione hai e meglio è, naturalmente. Possiamo passare da una modalità sensoriale all'altra senza che questo abbia un grande significato per il meccanismo. E questo mi fa pensare che sia davvero un meccanismo vecchio, cioè una struttura del cervello di base su cui poi si incardinano le esperienze individuali. Cioè io nasco e ho un deficit, il mio cervello non è che deve riconfigurare tutto, riconfigura la via d'accesso, ma come dire, la matrice con cui, che utilizza per quel tipo di informazione ce l'ha. Altro è se io ho un deficit motorio, lì la cosa diventa interessante, lì la cosa, non un deficit semplicemente esecutivo, un deficit
gli scienziati usano questo termine terrificante, però vi dà l'idea, ideomotorio, cioè il problema è più di rappresentare l'azione più di, che di eseguirla, no? Lei, se è una violinista, probabilmente col tempo perde qualcosa nell'esecuzione, ma non perde nella rappresentazione, si rende conto che la sua esecuzione è meno accurata, ma non dal suono, dai movimenti. Se ne rende conto perché lei ha ancora la rappresentazione dell'azione di un certo livello e noi misuriamo. Perché un esperto capisce subito se sta sbagliando oppure no? Io se la vedo suonare, sono rapito dal suono, i movimenti non mi dicono niente. Se lei in quel momento togliesse il suono, io sono come quella mano che guarda, quello sguardo che guarda. Se ci fosse un altro violinista, no, le dice, beh, insomma, cioè, è rapito dal movimento, anche dal movimento, certo dal suono, ma anche dal movimento. Lei quando si prepara o si allena non ha bisogno necessariamente di emettere il suono, c'è una pratica che è la cosiddetta immaginazione motoria, quando uno ripassa a mente i movimenti che deve eseguire, può anche non visualizzarli, li ripassa a mente. Gli sportivi lo fanno spesso, i musicisti lo fanno spesso, gli attori lo fanno spesso, cioè tutte quelle attività che richiedono un comportamento motorio fine, spesso richiedono come addestramento o come preparazione questo compito di immaginazione. E uno si dice, perché? Perché stai allenando quelle aree, si attivano le stesse aree che fa quando produce. Scusate la lunghezza delle domande, delle risposte. Sarò più breve. Credo che sennò ci cacciano dopo. Prima c'è il signore. È che fate delle domande così belle. La conoscenza di questi meccanismi e delle interferenze, fino a che punto permette la manipolazione del cervello e dei meccanismi? Questa è la prima domanda. La pubblicità, oltre che a basarsi sul fenomeno dello dei neuroni a specchio, quali altri meccanismi utilizza per la sua efficacia? Un'ultima cosa, Piero Angela aveva fatto vedere in televisione alcuni anni fa l'esperimento di un ragazzino di 7 anni che non è stato capace di prendere la nocciolina con le mani perché era sull'acqua, cioè era su un tubo che conteneva acqua fino a un certo livello e quindi la nocciolina messa dentro, ma le mani non riuscivano a giungere al livello dell'acqua. E una scimmia lì per lì ha tentato anche lei di prendere con le dita, non c'è riuscita, allora cosa ha fatto? È andato a assorbire dell'acqua da un recipiente, l'ha versato lì, ha alzato il livello dell'acqua e ha preso. Che cosa funzionava in quel momento nella scimmia? Mamma mia, quante domande. Allora, molto semplicemente, sulla pubblicità non so, utilizzano tutti i tipi di meccanismi. Non pensate che le pubblicità sono fatte con grandi studi neuroscientifici prima, è più una sorta di... ci sono tutta una serie di tecniche che sono note. La manipolazione, allora la manipolazione, il modo più semplice per manipolare il cervello, per esempio, è parlare e interagire con gli altri, perché ogni tipo di interazione cambia naturalmente la distribuzione dei pesi delle nostre attività cerebrali. La possibilità di manipolare direttamente, ma sinceramente tenete presente che noi facciamo questi studi, tutti gli studi che facciamo cerchiamo di isolare alcune componenti elementari, ma questa situazione non si trova mai in natura. Cioè mai in natura uno semplicemente osserva un altro mentre afferra, mai in natura si trova un contesto come questo. Per cui trasporre dalla situazione di laboratorio alla situazione vita reale è praticamente tempo perso. Così come era molto in voga, adesso è un po' diminuita, c'è stato un periodo che era il neuromarketing, era molto in voga. Ricordo perché l'ho visto, un po' di lezioni fa, che in Italia non vuol dire tanti anni fa, ma un po' di lezioni fa,
qualche politico aveva pensato che fosse una buona idea andare a vedere qual era la reazione di soggetti messi in uno scanner quando veniva proiettata dei volti o delle espressioni, e giudicavano dal livello dell'attivazione dell'insula, che è un'area che regola fondamentalmente comportamenti di avversione, disgusto, rispetto all'immagine. E il politico in questione credo che non si sia mai candidato perché il suo rating era bassissimo, cioè dava disgusto. Ma nessuna, dico, quale che sia il dato, non esiste una letteratura e un insieme di dati così solidi da poter sinceramente essere utilizzati in maniera scientifica. È vero che molte campagne pubblicitarie utilizzano questi strumenti, ma di nuovo, qual è la letteratura? Se al soggetto gli si attiva un pezzo dell'insula e un pezzo dell'amigdala, cosa vuol dire? Che cosa significa? È vero che comunque una parte, soprattutto diciamo le pubblicità, quelle di compagnie che dispongono di molti soldi, tende a fare. Una volta si utilizzavano i test psicologici, oggi si utilizzano i test neuronali. Ma che ci sia una letteratura solida e che questo funzioni, io al momento, come dire, è più un modo per finanziarsi, per dire sì sì ti faccio lo studio, guarda la tua pubblicità bellissima, bellissima, tu però mi lasci un sacco di soldi per far studiare altro, che una cosa vera. Sull'ultima cosa, non ho detto che gli animali non hanno una capacità strumentale. Strumentale vuol dire ragionare in maniera tale che qualcosa serve per qualcos'altro. Altro è la capacità di usare e creare strumenti, che è un'altra cosa. Allora, la capacità di ragionare in maniera strumentale è banalmente quando un oggetto è lontano e tu tiri un tovagliolo, un tavolo per avvicinartelo. Questo è ragionamento strumentale, cioè faccio questo per fare quell'altro, uso qualcosa come strumento per. Altro è usare gli strumenti o creare strumenti in modo specifico, cioè costruirsi una lancia e utilizzarla in modo specifico. Faccio un esempio molto banale. Una forchetta può essere presa in molti modi. Molto ricca dal punto di vista motorio, la forchetta consente molte prese, ma noi pensiamo che la forchetta sia uno strumento quando viene presa in un certo modo, ok? È chiaro che uno magari non la prende dal lato per evitare di pungersi e può fare esperienza, ma questo semplicemente ovvia prendendolo lateralmente, ma questo non lo rende uno strumento. Io posso prendere una forchetta per tirarla in testa a qualcuno, posso prendere la forchetta per battere la noce di cocco, ma non è uno strumento, è un ragionamento strumentale. Uno strumento è quando io creo qualcosa con uno scopo e lo utilizzo con quella funzione. Questa cosa non è così diffusa o naturale nell'ambito dei primati non umani. Mentre lei parlava, a me veniva in mente gli esperimenti di un etologo che si chiama Franz De Waals, che lei probabilmente conosce. Esiste anche una TED lesson che si può vedere, in cui il comportamento di una scimmia veniva influenzato dal comportamento di un'altra, nel senso che davano a questa scimmia del sedano e lui la mangiava. Se alla scimmia che stava vicino davano invece delle fette di mela, la prima scimmia prende il sedano, lo tira addosso allo sperimentatore e si arrabbia moltissimo. Ancora più curioso, se una delle scimmie viene nutrita con le fette di mele e all'altra gliele si tolgono, la prima scimmia le rifiuta fino a quando non viene nutrita anche la prima. Da questo De Waals comincia a suggerire che ci possa essere una base neurobiologica dell'etica, ed essendo l'etica forse l'ultimo baluardo della filosofia che non è stato invaso dalla scienza, penso che lei forse qualcosa potrebbe dirci. Sì, allora i dati di De Waals sono abbastanza controversi, nel senso che i due esempi sono molto diversi. Allora, nel primo caso io mi arrabbio con lo sperimentatore perché lui è unfair nei miei confronti. Cioè, a te ti dà la mela, a me dà il sedano. Oh, questo è il concetto. Cioè, no, oh, questo lo fa lo scimpanzé. Questa però è, hai dato di più a un altro che a me. Non c'è... Tu puoi vederlo come è anetico far questo, oppure ho fame, voglio quella roba lì. Quindi qui la cosa è più controversa. L'altro punto è più controverso, e cioè che io non accetto di mangiare finché anche l'altro non gli viene dato, perché a quel punto giudico unfair, cioè iniquo che mi venga dato. Questi dati sono molto controversi. Perché?
perché in realtà c'è una grande discussione, Fran de Waal da un lato e Michael Tomasello dall'altro, sono i due grandi che si scontrano, e poi ci sono tanti altri gruppi, ma insomma, cioè la differenza tra un'etica della simpatia, chiamiamola così, cioè del fatto che anche tra primati non umani, come dire, io tendo a empatizzare, simpatizzare con la sorte dell'altro, è possibile. Diverso è quando io ritengo iniquo un certo comportamento. Faccio un esempio. Tomasello, che è più un esperto di lavoro su bambini, ma ha avuto fino a poco tempo fa, lui dirige Max Planck in Germania, avevano un gruppo di primatologia tra i migliori del mondo, e guidato da questo ricercatore basso che si chiama Joseph Cole, che è anche un mio caro amico, che ho invitato più di una volta a Milano a tenere a un dipartimento di filosofia, puoi immaginare la reazione, delle conferenze meravigliose, cioè sulla differenza tra altruismo, ragionamento strumentale, cioè io posso, per esempio, mi ricordo il tuo nome, scusa, se io ho bisogno di Walter per fare qualche cosa, posso fare in modo, cioè posso non fare cose finché Walter non venga soddisfatto, ma non perché io sono interessato altruisticamente a lui, ma perché ho bisogno di Walter se io ho bisogno di Walter per spostare il sofà, mi arrabbio se non gli danno da mangiare a Walter, perché Walter mi deve aiutare. Allora questo non è né questione di essere iniqui, non iniqui, simpatia, non simpatia, è ragionamento strumentale. Okay? Altro è, Walter non c'entra niente con me, però mi dispiace che lo trattano male. Questo non è che ritengo ingiusto quello che fanno, mi dispiace. Altro è, ritengo ingiusto che ci sia una distribuzione di risorse non equa. Per esempio, tipico esempio, classico che l'avete sentito 100 volte, immaginiamo che che improvvisamente io vinca la lotteria, qualcuno ha vinto la lotteria nel Padovano, vinca 50 milioni di euro e che come condizione vi devo fare un'offerta a voi e posso offrirvi qualunque cosa, ma io posso ritirare i miei 50 milioni se voi accettate la mia offerta. Io vi offro 100 euro. Tutti siete disposti ad accettare 100 euro da me? Perché se voi li accettate io ottengo 50 milioni? O ritenete l'offerta iniqua? Tu guadagni 50 milioni. Certo, ma intanto tu non prendi niente. Cioè, se tu dici no, tu non prendi niente. Io non prendevo i 50 milioni, ma tu non prendi niente. Eppure, se fate la domanda, la gente di solito, col cavolo, mi dai solo, cioè tu pigli 50 milioni e mi dai solo 100 euro. Di solito uno inizia a trovare equa la cosa sui 15 milioni. Ma è un non senso, perché dal punto di vista dell'utilità, qualunque cosa io vi do è meglio di zero. Cioè, se uno ragiona è meglio di zero, lo fa. Poi è ovvio che in una situazione come questa, se uno è molto ambiente, cioè se voi chiedete questo a Bill Gates, finché non gli date 80 milioni lui non è contento. Oppure esattamente il contrario, gli bastano 5 euro perché chi se ne frega, no? Quindi è vero che incidono, ma il fatto che noi riteniamo equa o no una cosa non dipende semplicemente dall'utilità personale, perché io dico, vabbè, mi dai 100 euro, meno di niente, però per me non è giusto che tu per prenderti 50 milioni che me ne devi offrire a me qualcosa, mi offri così poco, ma cioè, è braccino, diciamo, no? Allora diciamo che è iniquo. Allora, solo in essere iniquo è molto complicato, perché molti degli esperimenti non hanno le condizioni di controllo strumentale verso iniquo, strumentale verso simpatia. Sono degli esperimenti con i bambini, sono molto interessanti. Se fino a una certa età, diciamo, non mi ricordo più 18 mesi o che cosa, se un bambino inizia a giocare con lo sperimentatore e lo sperimentatore viene meno al gioco, il bambino o piange perché non ha il riguardo del gioco, ma non si arrabbia con lo sperimentatore, semplicemente è una cosa che gli piaceva e non gli piace più. Dopo una certa età si arrabbia con lo sperimentatore, perché? Perché lo sperimentatore non si è comportato come doveva comportarsi, cioè dal gioco non si esce così, no? È come da dire, io ho un contratto, non è che uno recede da un contratto unilateralmente, la rescissione è di entrambi. Allora Tomasello sostiene che questo aspetto qui dell'iniquità è una caratteristica propria non dei primati non umani, ma della specie umana, e che si esibisce dopo. Tanto per dire, nella sostanza, che il dato sulla equità o iniquità è veramente controverso e dipende proprio dalle condizioni di controllo. Lo so che per il largo pubblico è difficile non credere, ma è giusto credere agli scienziati. Io quando faccio i corsi spiego sempre che è molto più importante credere ai dati
che a quello che poi le persone raccontano, ma non perché le persone sono in malafede, ma perché la competenza si misura nel saper leggere un dato, nel saper leggere le condizioni di controllo. Cioè, quando De Val fa questa cosa qua, qual era la condizione di controllo? Come fai a sapere che non era un ragionamento strumentale del tipo devi dare da mangiare anche a lui perché poi ci serve l'energia, oppure no, è iniquo? Perché non è così semplice. Certo è vero che su cui si gioca un punto non banale, perché quando inizia a interpretarsi il dato in termini di eco o iniquo, chiaramente... Sì, però... Ti do subito la parola, scusa. La campo della morale c'è anche nell'ambito della simpatia, perché i famosi moralisti scozzesi sostenevano, filosofi eccetera eccetera, sostenevano che la base della morale c'è quando io empatizzo con qualcun altro nel termine della simpatia, cioè del simpatia, del patire insieme e dell'avere questa situazione, tant'è vero che questi pensano che la morale, cioè sono, come dire, la morale ha due grandi... permettetemi la banalizzazione e rozzezza con cui mi esprimo, ma ha due grandi famiglie: la famiglia del il dovere morale è una questione di feeling, di empatia, di simpatia, no, il dovere morale è una questione di giudizio e di equità, e via dicendo. Uno starebbe alla base Hume, la scuola scozzese, nell'altro starebbe la scuola prussiana e Kant, ma come sapete questi sono degli strumenti, cioè sono dei miti. In realtà le cose sono molto più complicate, però naturalmente quando studi a livello del comportamento animale il grande problema è anche l'interpretazione. E quindi ci sono, come dire, il dato di De Val è un dato molto controverso, non che i suoi esperimenti siano controversi, è l'interpretazione del dato che è controverso. Scusa. C'è lì in fondo che mi uccide se non gli do la parola e poi la do. No, mi ricollego immediatamente a questa questione per sollevare uno spettro che si aggira sulle nostre conferenze, cioè rapporti tra scienza e filosofia, approfittando del fatto che abbiamo un filosofo della scienza. Ora, la filosofia della scienza io la intendo come filosofia che dice cos'è la scienza, e noi abbiamo avuto un esempio splendido di come funziona la scienza, il metodo sperimentale. Ma viceversa, questo tipo di ricerca dal suo punto di vista erode la filosofia, nel senso che la scienza potrebbe essere intesa come un modo diverso di farla, un nuovo modo di fare la filosofia. Cioè, che spazio a suo parere rimane alla filosofia? Cioè, nel senso che noi abbiamo affrontato con la scienza, stiamo affrontando con la scienza il problema della mente. Già in passato si era detto che la scienza non avrebbe mai saputo come erano le stelle, perché non ci si poteva andare, li poteva solamente vedere. C'era una mentalità per cui non si sarebbe potuto sapere la natura delle stelle, perché potendole solamente vedere, non potendoci andare, viceversa solamente esaminando la luce delle stelle si è riusciti a capire. Sembra che anche con la mente stia succedendo una cosa del genere, che con questo tipo di esperienza si riesca a capire cosa sia la mente molto meglio e più profondamente quello che possa aver fatto la filosofia. Non voglio dare l'impressione che cioè la filosofia fa delle domande e la scienza risponde, perché non è così. Allora, io ho come modo di procedere, un modo che non è solo mio, c'è una lunga tradizione anche all'interno della filosofia, l'idea, io non penso che non ci sia una differenza, penso che ci sia una differenza. Il problema è se questa differenza la utilizzi nel senso di cose diverse che possono lavorare insieme oppure no. Allora io quando scrivo di filosofia